Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Chiacchiere, dove parleremo di un fotografo molto importante che si chiama Marcello Geppetti e è stato paparazzo nell'accezione più alta di questo termine, poi capiremo anche perché. È stato fotoreporter ed è stato anche un punto di riferimento per i suoi colleghi fotografi della sua generazione, a cavallo degli anni... lavorato, poi vedremo molto nel dettaglio, a cavallo degli anni 50, 60, 70, 80, andando a intercettare dei momenti storici molto importanti per la vita sociale italiana e in particolare romana. Ne parleremo con il figlio Marco Geppetti. Buonasera. Buonasera, buonasera e grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui con noi, ne parleremo con Marco che gestisce lo sterminato archivio del papà e anche questo poi ci spiegherà, gli faremo anche delle domande un po' tecniche sulla difficile gestione di un archivio fotografico e chiedo a Marco ancora un minuto di pazienza perché vorrei passare la palla a Stefano Ciavatta, al mio socio, che può incorniciare meglio questa puntata. Vai Stefano. Allora, buonasera a tutti. Allora, perché parliamo di Marcello Geppetti? Perché Marcello Geppetti, insieme a Tazio Secchiaroli e una truppa di altri, è stato uno dei più grossi paparazzi di Roma, d'Italia, del mondo. Ha fatto scuola, ci sono articoli, oggi sono andato a vedere su Newsweek, sul Financial Times, sul New York Post, sul Guardian, sul Telegraph, sull'Independent, su El Mondo. Quindi è una produzione che ha raggiunto... tutto il mondo internazionale, quando i paparazzi avevano questo significato molto nobile, fotografi aggressivi ma non estemporanei come oggi, quando si parla spesso del fatto che oggi la fotografia di questo tipo, diciamo gossiparo, di costume e società, è danneggiata da chiunque, insomma dai dilettanti allo sbaraglio, di chiunque abbia un iPhone in mano. In realtà loro erano compulsivi, non erano estemporanei come molti di oggi, per cui tanti scatti che sembrano cosiddetti tra virgolette rubati, gli scatti rubati è un titolo di tante mostre sui paparazzi che si inseguono ogni 10 anni, questi scatti rubati presi a sé sono delle foto molto belle. Oggi noi andiamo a scoperchiare un vaso di Pandora perché parleremo di un grande fotoreporter su Roma, quindi della cronaca nera e del costume di Roma, quando i giornali anche di cronaca andavano tantissimo. Parleremo appunto del paparazzo, parleremo di un'eredità che all'improvviso, purtroppo per morte naturale, si apre, per cui questo archivio che non era stato, diciamo, si pensava di lavorarci più in là, invece purtroppo capita il fatalismo, per cui gli eredi, per cui il figlio, si trovano a gestire un archivio. Quindi che cosa vuol dire anche gestire l'eredità di una grandissima stagione? E qui torniamo a un discorso che c'è chiaro con Chiacchiere, che è un discorso su Roma. Si dice spesso ultimamente che a Roma non succedono cose, e tra le cose che succedono non c'è soltanto il rinverdire la nostalgia per quando Roma c'erano i fasti degli anni 50 e 60, ma parlare di cose che succedono è anche parlare con Marco Geppetti, che è un fotografo, che ci parlerà oggi di come si gestisce e si custodisce un grandissimo archivio, 1 milione di foto, di cui sono state digitalizzate al momento 100.000 foto soltanto, dico soltanto, ovviamente dietro c'è una fatica immensa, dico questo soltanto, però cosa vuol dire gestire anche l'eredità di Roma, la memoria di Roma. Noi partiamo con Marco, vorremmo che ci spiegasse questa foto, una delle, diciamo, top, nella top 10, secondo il New York Post, una delle 7 foto dei paparazzi, della storia dei paparazzi, e questo bacio clandestino, perché entrambi erano sposati, tra Richard Burton e Liz Taylor, un baco del 62 a Ischia. Sono 108 gli scatti che Geppetti si trova a fare, ne sceglie alcuni e quelli fanno letteralmente il casino. Allora, questo sì, il New York Post fa un articolo qualche anno fa, lo mette addirittura al primo posto, del 7 Most Legendary Paparazzi Photos. Si dice che sia una delle fotografie, se non la fotografia più pagata della storia del fotogiornalismo. Questo non lo sapremo mai, perché in realtà ci fu un'offerta dell'avvocato di Burton per ritirare il tutto e mio padre rispose di no, ma non per un fatto di somma, offrì 12 milioni di lire nel 62, che era tantissimo,
ma perché lui rispose: io lavoro per la stampa e non per i privati. Sembra che l'abbia venduta in esclusiva al Sunday Pictorial per 25 milioni di lire, che nel 62 è una somma immensa. La cosa, insomma, diciamo che allora andiamo proprio all'inizio di questa storia. Liz e Barton erano il massimo all'epoca delle star internazionali, assolutamente il massimo. Erano a Roma già da un anno e mezzo con le rispettive famiglie, stavano girando Cleopatra, l'ultimo dei grandi colossal di Hollywood, uno degli ultimi, diciamo, e girato completamente a Roma, tutto quanto a Roma, da un anno e mezzo, una produzione immensa. La MGM stava andando sotto, addirittura, cioè è andata sotto, perché poi il film è stato rivalutato dopo questo scandalo, e quindi loro giocarono molto su questo scandalo per rilanciare il film, perché ebbe dei costi talmente immensi che non copriva gli incassi, perché praticamente ricostruirono l'arco di Costantino, un lavoro immenso che fu girato tutto quanto a Roma. Loro quindi si vociferava che durante questo periodo lui fa la parte di Marcantonio, lei fa la parte di Cleopatra, e si vocifera che lei si fosse più che altro Liz follemente innamorata di Barton. Calcolate che Liz stava a Roma col marito Eddie Fisher, il cantante, Barton stava con la famiglia, con Sybil. C'è una foto dell'ultimo dell'anno del 61 che la passano insieme, sempre una foto di mio padre, che escono da un locale, tutte le famiglie insieme, tutti amici, tutti contenti, però si vociferava, nell'ambiente si diceva: guardate che probabilmente c'è qualche cosa. Se ne accorge durante un incontro con la stampa il paparazzetto Gilberto Petrucci, che era uno dei paparazzi dell'epoca, insieme a questo gruppo storico che stava lì a Bevendo, e poi vi dirò chi erano, su per giù. Certo. E lo dice, se ne accorge, perché mentre si abbassa a caricare un rullino durante una conferenza stampa per il compleanno di Liz, vede che loro erano seduti vicino ai rispettivi consorti e praticamente si prendono per mano sotto il tavolo. Quindi lui va subito da mio padre e dice: Marcello, guarda che sta succedendo qualche cosa, perché si stanno prendendo per mano. Quindi mio padre dice: vabbè, sì, vediamo un attimo, vediamo che cosa succede. Quindi cominciano, diciamo, a dargli una caccia. Succede un qualche cosa prima, innanzitutto che un bacio da lontano viene immortalato, proprio è un bacio molto molto da lontano negli studi da Elio Sorci, altro grandissimo storico fotografo dell'epoca. Elio Sorci è quello che fa la famosa foto di Walter Chiari che corre appresso a Tazio di Chiari, una foto, diciamo, simbolo del periodo della Dolce Vita. Però non era molto chiaro questa cosa da lontano. Loro una notte, tutti i fotografi che stavano fuori la villa di Liz, che stava sull'Appia, gli corrono appresso perché loro escono con la macchina, ma finisce in un burrone. I fotografi lasciano le macchine fotografiche ed aiutano Liz e Barton a uscire dalla macchina. Quindi non fotografano niente praticamente, cioè, nel senso che erano altri tempi, erano altri fotografi, altri uomini, altre cose. Quindi fanno un accordo con loro, lasciano le macchine fotografiche da una parte e li aiutano a uscire dal burrone, non fotografano. Perdonami Marco, perdonami se ti interrompo, ma la curiosità oggi veramente la fa da padrona per quanto riguarda me e Stefano, ma erano altri tempi, anche perché se ho capito bene c'è un paparazzo che va ad avvisare tuo papà, quindi c'era anche una cooperazione tra... Assolutamente, tocchi un tasto molto molto, non dico dolente, però c'era un altro rapporto, ci mancherebbe. Adesso i fotografi non è, diciamo che sono cambiati i tempi, non è che non c'è un buon rapporto tra i fotografi, ci mancherebbe, c'è sempre un discorso comunque di solidarietà professionale, ma lì loro si spartivano proprio delle cose a volte, cioè a volte o lavoravano insieme o qualcuno comunque... Come dice sempre il grande Rino Barillari, la guerra è guerra, è vero, però per loro c'era molto solidarietà, nel senso uno fotografava l'altro se veniva picchiato, cioè, nel senso che quindi a volte cooperavano su delle cose, o a volte uno come Gilberto Petrucci sapeva che era buonissimo, chiamavano il paparazzetto, era ragazzino, sapeva che Marcello era un collega più grande, più importante, e diceva: guarda Marcello,
succede questo, seguiamolo e vediamo, insomma c'era molta cosa, erano molto amici, c'era veramente un'amicizia molto fraterna, cioè, soprattutto questo gruppo storico che stava lì a Via Vene, diciamo, che erano poi i grandi fotoreporter romani, un gruppo molto ampio, perché i fotoreporter romani hanno fatto proprio la storia del fotogiornalismo mondiale, attenzione, però c'era questo gruppo di Via Veneto che era molto unito, il gruppo dei paparazzi, quelli che poi ispireranno Fellini, perché è un'altra storia meravigliosa. Quella e, poi, e poi ci racconterai. Esatto, quindi torniamo al bacio, quindi non dilungarmi troppo sul bacio, anche se è stata la sua signature foto, diciamo, la sua foto firma. Niente, lui ha questa soffiata che loro girano, no, soffiata no, perché si sapeva che girano l'ultima scena del film Cleopatra, è che la battaglia di Azio la girano a Ischia. Quindi lui viene a sapere che loro si rilassavano durante le riprese in uno yacht attraccato sul porto di un amico italiano di Barton. Che cosa fa? Lui sale sull'albergo, la terrazza dell'albergo di questo albergo che dava proprio sul porto di Ischia, rompe addirittura la porta con un calcio per montare sulla terrazza e sta due giorni non succede niente, il secondo giorno loro arrivano. Lui punta l'obiettivo, praticamente loro cominciano a stendersi su questo yacht, cominciano a giocare, lei gli mette un dito nell'occhio, lui gli mette la crema, tutto quanto, piano piano si adagia, lui comincia a scattare, la pistola fumante, la cosiddetta smoking gun, è il momento che si incontrano le labbra. E questo qua è il momento che si incontrano. E questa è la fotografia che Marcello, sangue freddo, aveva 29 anni all'epoca, quindi era giovanissimo, scatta con, ripeto, qui non è digitale, questo non è il motore, c'era niente, questa era una Nikon probabilmente con un obiettivo raddoppiato, con 500, un obiettivo diventa un 500, tutti strumenti abbastanza antiquariato, diciamo, quindi riesce a scattare questo momento che è il momento clou anche su 108 scatti che lui fa, perché poi ci sono degli scatti anche dopo dove forse si accorgono di qualche cosa. Quindi lui che cosa fa? Corre via dopo che ha finito, rientra, loro si accorgono di qualche cosa. Il momento che loro rientrano, subito dopo, perché stava sotto, diciamo, del porto di Ischia, stava sotto questo albergo, si incontrano nell'entrata dell'albergo, Marcello che scappa trafelato e loro che lo incontrano, Marcello li saluta e Barton dice: come mai questo ci saluta e non ci fa manco una foto che noi torniamo indietro? Quindi si capisce, si comincia a capire forse da informazioni e tutto quanto. Il giorno dopo l'avvocato di Barton lo chiama a Marcello, gli offre 12 milioni di lire appunto, ma lui rifiuta, dice: io non, questa frase storica, che lui non lavora per il privato ma lavora per la stampa, e poi dà l'esclusiva al Sunday Pictorial. Ci prova la moglie di Barton a chiamare il direttore di Sunday Pictorial dicendo: per noi è un grosso scandalo, siamo cattolici, lui era gallese, dice a Barton, di origine cattolica addirittura, e il direttore gli risponde con la famosa frase: it's the press, baby. È andata, cioè it's the press, baby, è finito, cioè ormai tanto sono pubblico io, lo pubblico qualcuno. Quindi loro divorzieranno e nasce la leggenda di Lizzie Barton, probabilmente la più famosa storia d'amore di Hollywood. Senti Marco, tu in un'intervista citavi un'intervista della Fallaci a Barton, che sì, lui sta per tornare in America e lui le dice: ma adesso con la famiglia torno in America, e la Fallaci gli dice: ma forse non tornerà come prima, cioè questa cosa farà troppo rumore. Io l'ho cercata nei libri, non si trova, abbiamo detto così, ma non è stata pubblicata purtroppo. No, come non è stata? È uscita sull'Europeo, ma non l'Europeo, non ha più le copie. Noi siamo riusciti, peccato perché adesso te l'avrei preparata, siamo riusciti ad avere una copia di questa intervista storica che fece la Fallaci, dove interviene anche Liz a un certo punto, e dove lui è titubante, perché questa relazione ancora non era, sì, era uscito il bacio, era uscito tutto quanto, però ancora non era ufficializzata. Invece la Fallaci, infatti il famoso titolo è Gli Ozi di Ischia, di questa intervista storica che fece Oriana Fallaci, e dove lui era ancora un po' titubante, mentre lei interviene: di che cosa state parlando? È un'intervista storica meravigliosa, è difficile da trovare, però c'è, insomma, è uscita per l'Europeo.
E quindi, Da lì la dolce vita già era iniziata, però diciamo viene istituzionale. Sembra che addirittura che invece con questa foto si fa chiudere il periodo della dolce vita, perché il periodo della dolce vita in realtà comincia con la famosa fotografia di Tazio Secchiaroli a Rugantino, lo spogliarello di Ascenanà, famoso spogliarello di Ascenanà, di questa ballerina attrice turca che durante una festa lì a Rugantino in scena, poi ci sono tante versioni, non entro su questa versione perché poi mio padre non c'era, c'era Tazio, perché poi ci sono state tante polemiche anche con Asce, che purtroppo adesso non c'è più, anche la figlia ne ha parlato tante volte, e non si sa come questa ballerina a un certo punto in scena uno spogliarello, e ci sono queste foto che per l'epoca del 58 o 59 erano veramente uno scandalo, e quella è stata, diciamo, la prima volta, l'inizio della dolce vita. Sempre poi c'è anche un altro scatto di Tazio che Re Farouk che fa botte con i fotografi, e lì è la parte violenta, perché c'è due parti, c'è la parte glamour, la parte diciamo scandalistica e tutto quanto, poi c'è la parte violenta, le prime volte che comunque i personaggi si rivoltano contro i paparazzi, e le famose foto di Re Farouk. Eccola qua. E questa è una storica, questa è una foto di Marcello, questo era un prete praticamente, Don Gussoni, che stava facendo la dolce vita di notte insieme a quattro ballerine e girava per i locali. Questo poi era il prete della diocesi di New York, addirittura, Don Gussoni, italo-americano. E questa è la reazione, lui è un impermeabile che si mette per sfuggire ai fotografi, lui entra dentro al Caffè de Paris, prende l'impermeabile del cuoco, esce fuori, ma i fotografi, in questo caso Giacomo Alexis, mio padre che fa la foto, lo prendono, lo beccano uguale, e questa è la reazione di un prete. Sotto aveva il vestito da prete, tutto quanto, era questo documento normalissimo, il suo vestito da prete, e cerca di strappare la macchina fotografica a un altro grandissimo, che è stato Giacomo Alexis. Quindi non soltanto appostamenti a Ischia con il sole, anche c'era il lato avventuroso, anche i paparazzi. E quindi diciamo la strada, ovviamente la strada della dolce vita è via Veneto. Penso che tuo papà vivesse, quantomeno ha vissuto per un lungo periodo a via Veneto. Allora, mio padre si è vivuto a via Veneto soprattutto perché si trovava vicinissimo. Lui abitava da bambino, abitava via Esonso, che sta dietro praticamente, la parte dietro la Rinascente. Piazza Fiume. Sì, andava addirittura a piedi, anche se poi aveva la sua Vespetta 50 all'epoca, Piaggio, che era un trademark di quel periodo. E, sì, c'era questo gruppo che frequentava comunque la parte di via Veneto, poi diciamo che ancora il triangolo che andava da via Veneto, via Condotti, Piazza di Spagna, però Roma in quel momento era concentrata tra questi due caffè. Da una parte c'era il Caffè de Paris, da una parte c'era Doney. Il Caffè de Paris purtroppo adesso è una tristezza passare da Veneto e trovarlo in quelle condizioni. Doney ancora esiste, Doney è un po' più quello degli artisti del caffè. Il Caffè de Paris invece c'erano tutti i personaggi. Quindi su questo luogo, e dietro molto si svolgeva dietro le vie limitrofe, via Emilia, tutta la parte dietro diciamo di via Veneto, c'erano i locali, il Club 84, c'erano tutti questi localetti, queste cose, e tutto si svolgeva là. Roma era il centro del mondo in assoluto, cioè tutto il mondo del cinema, dello spettacolo, anche dell'arte, della cultura, si ritrovava in questa città, che era qualcosa di inenarrabile. Chi l'ha vissuto ha tentato di narrarlo, ma bisognava viverlo per capire che cosa è stata Roma in quel periodo. E quando Fellini poi dà un nome a questi a tuo papà, al lavoro di tuo papà e al lavoro dei suoi colleghi, come è stato? Loro ne erano consapevoli allora, o come spesso accade quando si vive un momento storico non si accorge, non si è così focalizzati? Allora, Fellini si ispira assolutamente alla figura di Tazio Secchiaroli, che diciamo era il più conosciuto, c'era anche Carlo Riccardi, questi sono i decani veramente dei fotografi, quelli che c'erano dall'inizio. Diciamo che loro poi, ispirandosi alla figura di Tazio, assolutamente, Elio Sorci, Tazio Secchiaroli, cominciavano, loro avevano l'ufficio, quando scrivono il plot, diciamo,
la trama, la sceneggiatura del film La Dolce Vita, loro avevano l'ufficio sopra proprio il Caffè de Paris, scendevano, la sera scendeva Fellini insieme a Flaiano, a volte c'erano degli amici, noi abbiamo delle foto che sono ritratti proprio al Caffè de Paris, Fellini, Flaiano e Monicelli, stavano lì, sedevano, guardavano quello che succedeva. Poi Federico chiamava i ragazzi, stavano là, i ragazzi venite un po' qua, mi raccontate un po' quello che sta succedendo. E allora loro raccontavano, maestro, qui c'è stato uno, c'è cosa, abbiamo fatto una foto, ma che foto avete fatto? Mentre loro narravano, racconta Gilberto Petrucci, che è ancora, diciamo, uno dei testimoni viventi di quell'epoca, racconta che Flaiano annotava su un blocchetto della penna, annotava quello che loro raccontavano. E lì loro creano un pochino la storia, diciamo un pochino la storia, molte delle storie che stanno dentro del film La Dolce Vita, film storico di Federico Fellini, con appunto la sceneggiatura anche di Flaiano, scrivendo, e lì poi lui ha quest'idea di chiamare, di mettere il fotografo, e il fotografo lo chiama nel film, lo chiama, ispirato appunto alla loro figura, Antonio Paparazzo, quindi nasce da lì il nome Paparazzo. Sull'etimologia di Paparazzo ci sono tante storie. Una curiosità io racconto, e a volte ho un po' di pudore nel raccontarla, però fu qualche cosa che raccontò Pierluigi Bradullon, grande fotografo di Pietro di Fellini, insieme a Tazio Secchiaroli anche, raccontò dopo la morte di mio padre ad alcuni amici, e raccontò che tra i nomi che loro stavano scegliendo, Fellini e Flaiano, per chiamare questo fotografo appunto Paparazzo, a loro piaceva molto anche il suono, perché lo conoscevano, stava lì, lo conoscevano come cognome, il suono Geppetti, piaceva molto, soltanto che era troppo simile al papà di Pinocchio, quindi essendo un nome che li chiamava molto, la più celebre fiaba italiana, optarono, comunque, nel senso lo escluso, diciamo una rosa di 5, 6, 7, 8 nomi, e misero Paparazzo. Però c'è questa curiosità, tant'è vero che un film di Corbucci, mi sembra, con Totò, e Corbucci era molto amico dei fotografi, molto amico di mio padre, mio padre fa anche una parte in Totò Peppino La Dolce Vita, lui chiama a un certo punto un fotografo, lo chiama Totò, lo chiama e chiama Geppetti, vieni qua, e quindi è, diciamo che è un cognome particolare, Geppetti è un cognome particolare, quindi ispirò, era uno dei nomi, mi piace raccontarla questa cosa, anche perché la racconta Pierluigi, e Pierluigi comunque è stato un nome importante, purtroppo anche Pierluigi non c'è più, però insomma mi piace raccontare questa cosa. Il loro rapporto con questa cosa, diciamo, mio padre l'ha vissuta un po' contrastante, diciamo, è innegabile che Federico Fellini ha dato veramente in là, diciamo, un modo di lavorare, un riconoscimento mondiale e tutto quanto. Mio padre, che aveva un'etica del lavoro un po' più particolare, un po' più da sindacalista della categoria, un'intervista famosissima diceva: oddio, non so se lui ci abbia fatto tutto questo bene, perché ci sono alcune particolarità, e ci sono alcuni stereotipi che comunque non amava molto, che erano stati dati a questo fotografo, che comunque era sempre fastidioso, sempre un po', capito, non era molto contento, anche pur riconoscendo comunque a Federico Fellini, che ha dato veramente l'input a un ruolo, a dei personaggi poi famosi nel mondo, assolutamente, un mestiere famosissimo nel mondo che ha fatto storia, Paparazzo, Dolce Vita, sono comunque tra le frasi più usate ancora adesso nel vocabolario italiano nel mondo. Abbiamo citato prima Praturlon, è giusto citarlo per La Dolce Vita, perché Praturlon è il paparazzo a cui si deve la scena famosa del tuffo del... Nata nella Fontana di Trevi, perché l'anno prima era andato a ballare con la Ekberg, l'aveva portata ai Castelli, la Ekberg selvaggia ballava a piedi nudi in questa balera con il pavimento in legno, lei si taglia, lui nel tornare verso Roma fa lo splendido, all'epoca si poteva, non c'era ZDL ovviamente, nulla, per cui con la macchina si poteva arrivare lì, e lei pensa a innaffiarsi, a mettere un po' d'acqua, e sceglie l'acqua della Fontana di Trevi. Lui però non è un paparazzo, cioè un fotoreporter vero e proprio, non ha questi, diciamo, dubbi amletici che avrà invece l'anno dopo Mastroianni nella sceneggiatura, per cui mentre lei cammina cercando il refrigerio dentro la fontana, lui fa il suo mestiere, scatta le foto, e di questo servizio, che se non mi sbaglio va su Tempio, sul Tempo, comunque su una rivista illustrata, e Fellini ritaglierà e si terrà questi ritagli, e quindi deciderà l'anno dopo che di questa cosa va inserita.
un aneddoto perché racconta quanto è importante la dolce vita e il movimento che sta dietro i fotoreporter, cioè i paparazzi. Cioè all'epoca questo qua Turlon, che aveva evidentemente un flirt con la Ekberg, per portarla a ballare a Roma deve andare ai Castelli. Castelli ovviamente sono un appendice legatissimo a Roma, ma deve andare perché le balere sono lì. Cioè a Roma non esiste niente a parte i nightclub, ma i nightclub sarebbero per la Ekberg in quegli anni e distanza a Roma sarebbero come insomma la trappola del topo col formaggio, sarebbe dire andare in bocca. Invece per avere un po' di intimità, ma per andare a ballare va nei Castelli, il che ce la dice lunga sulla Roma anche musicale. Cioè fino a quando non verrà aperto il Piper, Roma è una sorta di città medievale, lo dicono in alcune guide alternative dell'epoca. Cioè a parte il club non si può ballare da nessuna parte, quindi per questo veramente il movimento tra i paparazzi, il cinema e Fellini hanno costruito qualcosa da cui non si può più tornare indietro, veramente è una pagina nuova della città. E abbiamo con Geppetti delle foto importanti che vedono la Ekberg, che reagisce anche lei. Sì, da una di queste sta al MoMA, insomma, sì. Non è da tutti stare al MoMA. Una di queste sta al MoMA, è la stessa, no, una, non quella che sta al MoMA, ma è stata messa insieme al foto, proprio alla foto del bacio, lei con l'arco e le frecce, è stata messa in uno studio che l'Università della Pennsylvania ha fatto. Proprio questa foto qua è stata fatta dalla professoressa Butterfly per uno studio della storia della fotografia per gli studenti e l'ha messa tra le 30 immagini, due foto di Marcello, questa è il bacio, 30 immagini più importanti da pop art, sta in ordine alfabetico, una cosa che fa effetto, perché in ordine alfabetico insieme Andy Warhol, Andy, cioè Geppetti, Marcello, Beaton Cecil, cioè una cosa incredibile, quindi un fotografo italiano messo con due sue immagini tra la storia della pop art, assoluta, le 30 immagini più famose della storia della pop art. Questo è uno studio che si chiama Art col TH finale 293, cioè nero su bianco sono proprio i documenti di questo studio che è stato fatto dall'Università della Pennsylvania. Marco, ecco. Cosa fa di quella sera con la Ekberg? Quella sera con la Ekberg, che la seguono, lei stava con un manager, un playboy, Gian Bartolomei, famosissimo, è stato anche dirigente della squadra della Lazio, la squadra di calcio della Lazio all'epoca, ha fatto tante cose, è stato un produttore cinematografico. Lei stava in una serata che stava uscendo con lui di notte, e loro la seguono come al solito, e lei a un certo punto poi alticcia perché, come tutte le grandi dive, insomma, si era un pochino lasciata andare della nottata romana, sale a casa sua, prende l'arco con le frecce e comincia a tirarle contro i fotografi. Questo fotografo che reagisce è stato colpito proprio al braccio da Quinto Felice, si chiama, un fotografo napoletano, è stato colpito al braccio, erano quattro fotografi, mio padre fa l'esclusiva, anche perché poi arriva la polizia e sequestra e chiede i rulli e mio padre se li infila dentro le slip, diciamo, gli slip e diciamo salva l'esclusiva del servizio che è andato su prima pagina su Life, diciamo che lei poi lei per chiedere scusa regala le frecce a mio padre perché lei si rende conto che io forse sono andata a loro e regala le frecce, noi ancora ce l'abbiamo qui in galleria, le frecce, le tre frecce che lei scaglia contro i fotografi, è un altro servizio storico assolutamente bellissimo. E poi però passa il periodo della dolce vita, le star internazionali, i grandi attori iniziano a dirigersi in altri paesi, via Veneto non è più la strada delle mille luci e Roma cambia. E qui c'è la seconda parte della storia professionale di tuo papà, cioè lui diventa un fotoreporter. Allora, innanzitutto nel 65 lui comincia a collaborare con il Momento Sera, che è un quotidiano storico italiano, Roma soprattutto, ma insomma un grande quotidiano. Diciamo che il mondo che cambia, Roma entra a diventare la Swinging Rome, poi leva un pochino diciamo, il podio a Londra in quel momento, perché comincia a diventare il centro anche dell'arte, di grandi artisti, cominciano i grandi gruppi a venire, vengono i Beatles nel 65, vengono poi i Rolling Stones, c'è Jimi Hendrix, comunque diciamo diventa soprattutto con la creazione di un posto pazzesco che è il Piper a via Tagliamento, del grande Bornigia, e con la nascita del Piper
comincia Roma ad essere il centro di qualcosa di diverso. Borgia e Alberigo Crocetta. Alberigo Crocetta, assolutamente. Luigi Borgia e Crocetta, e che praticamente aprono la strada al 68, assolutamente, cioè i primi vagiti, diciamo, di quello che poi diventerà, dove i giovani cominciano a rendersi conto di non essere più soltanto, cioè, non esisteva la gioventù fino allora, cioè era, tu stavi nel mondo dell'infanzia e poi entravi nel mondo degli adulti. Con quegli anni comincia a nascere la categoria del giovane, e diciamo che il Piper a Roma è stato un qualche cosa di importantissimo per questo passaggio incredibile che è stato. E quindi comincia lui a frequentare il Piper, diventa quasi il fotografo del Piper, tant'è vero che poi negli anni farà delle mostre celebrative, e ancora adesso il Piper, scendendo giù nel corridoio, diciamo nelle scalette, le foto che sono al lato sono l'80% di mio padre, tutte le foto di quello che succedeva al Piper all'epoca, e al Piper, diciamo, comincia il lancio di Patti Pravo, di questa diva meravigliosa, che è bionda, bellissima, mio padre quasi se ne innamora, mio padre quando si innamorava un po' artisticamente anche lei, lo capisci da quante fotografie fa il personaggio, siccome Patti Pravo è andato veramente, c'è quel famoso esordio con il suo vestito bianco, quindi si fu veramente... L'aveva più lei di Renato Zero, mi pare di capire. Sì, lei, ma poi c'erano i collettoni di Tapavone, no? E c'era dentro, c'era Bertelli, Martini, Renato Zero stesso, quindi era tutto un mondo particolarissimo, ma diciamo anche che cominciano le grandi rock band a venire a suonare in Italia, quindi cominciano appunto i Beatles, che sono stati i primi, insomma, come Roma diventa un centro importantissimo, passa dal discorso della dolce vita a diventare la swing in Roma, cioè, anche questi grandissimi artisti dell'epoca che comunque frequentano il Piper, Roma è anche il punto soprattutto di un gruppo di artisti, Schifano, tutti, diciamo, no? Roma diventava veramente un centro, dalla dolce vita diventa un centro, cosiddetto, la swing in Roma, c'è anche un famosissimo documentario che è stato fatto da poco, qualche anno fa, dal figlio di Mike Bongiorno, che si chiama proprio Swing in Roma, che parla proprio, interessantissimo se vi capita di vederlo, che parla proprio di che cosa era Roma in quel periodo, questi artisti. Marco, entrando nella tua galleria, della Dolce Vita Galleria, di cui parleremo di più, insomma, più in là, c'è una bellissima foto di John Lennon, sembra veramente un estraneo rispetto al mondo, cioè alle altre foto, è così sospesa nel tempo, così soffice, così delicata, che è un diamante tra i diamanti della galleria di Geppetti. Ci racconti questa foto, perché poi, ripensando anche purtroppo al destino, no, di questo ragazzo, è ancora più delicata. Guarda, questa fotografia è figlia del loro stile, dello stile di alcuni di questi fotografi, che deve molto alla lezione dei Cartier-Bresson. Loro sono stati paragonati molte volte proprio al padre della fotografia mondiale, di Cartier-Bresson, per questo cogliere l'attimo, ma soprattutto per rendere umane le persone che fino a quel momento magari erano viste soltanto sui grandi rotocalchi. È difficile, questo servizio dei Beatles, lui immortala dei Beatles, sono molto stanchi, i Beatles erano stanchi in quel periodo, l'anno dopo si metteranno nei tournée, erano massacranti, quindi lui coglie, ma è figlio appunto del loro modo di lavorare, il modo di lavorare di Marcello, di Tazio, di Pierluigi, di Ivan Kroschenko, di Carlo Riccardi, di Rino Barillari, che era giovanissimo, Rino c'era assolutamente, quindi il loro modo di lavorare era particolarissimo, quindi loro non fanno le foto normali, queste foto iconiche, loro tentano sempre di cogliere dei momenti molto molto particolari puntando l'obiettivo. Questo è un momento di Johnny che si distrae, non sembra la grande rock star, sembra un ragazzo che all'epoca aveva 25 anni, un ragazzo di 25 anni che sta parlando con un amico, e quindi riescono a cogliere, perché è il loro stile fotografico, riescono a cogliere queste star portate in un mondo umano, portate umanizzate assolutamente. Non avevano poi, loro avevano un senso del bello incredibile. È difficile che i cosiddetti paparazzi dell'epoca ridicolizzavano e imbruttivano un personaggio. Lo rendevano umano, ma sempre con un senso edonistico, un senso della bellezza unico.
E questa è una cosa che li caratterizzava, una cosa su cui noi puntiamo molto a raccontare, perché avevano questo senso della bellezza, cosa che non c'è adesso. Adesso molte volte quando si fanno queste fotografie si tende anche a ridicolizzare, ad invecchiare, a imbruttire. Non c'è una fotografia dove loro non imbruttiscono il personaggio, non esiste, vi sfido chiunque a trovarla, dei grandi fotografi, i cosiddetti grandi paparazzi. C'è questa umanizzazione, nel caso dei Beatles lui mette in evidenza la stanchezza di questi ragazzi, ed era evidente, ed era difficile trovare delle foto che loro sono proprio stanchi. C'è questa foto che c'è Gilberto Pietrucci dietro, che ho qui in galleria, dove c'è Lennon che sta così, non ce la fa più, l'ennesima conferenza stampa, ennesimo concerto con le ragazzine urlanti, dove loro suonano 25 minuti e neanche si sentono, loro suonano il famoso concerto all'Adriano, al Teatro Adriano, non si sentono tra di loro, non ce la fanno più, l'anno dopo non lo smettono di fare tutto al vivo, e fanno poi il 67, comincia con Sergio Pepper, comincia l'anno a studio, ma loro abbandonano la musica dal vivo assolutamente. E lui li coglieva queste foto, appunto, che sta ritornando la domanda, questa foto di Lennon è figlia del loro stile fotografico, assolutamente. C'è un libro, tra l'altro, ho visto su Lens, che è il fotoblog del New York Times, un libro sui Beatles di Geppetti, quindi c'è anche una raccolta di foto. Sì, la raccolta l'anno fa fu per il quarantennale delle Beatles a Roma, quindi parliamo del 2005, del trentennale, no, 65, c'è il quarantennale dei Beatles a Roma, e è stato raccolto tutto quanto, è stato girato, proprio perché era proprio un modo particolare, non ha fatto soltanto Marcello, è stato un servizio molto bello, che hanno fatto anche gli altri fotografi, Carlo Riccardi, Durazzi, Aldo Durazzi, ci sono tantissime foto per esempio di Aldo Durazzi che immortala quel tour dei Beatles. Marcello gli dà quel tocco da vecchio paparazzo, in quel caso il paparazzo che può sembrare una foto scandalistica, no, questa visione di umanizzare il personaggio che avevano i paparazzi dell'epoca, ripeto. Umanizzare il personaggio, portarlo nel mondo degli umani, la grande star. E quelle sono le fotografie che scattavo. Senti, adesso vorremmo virare invece su qualcosa di meno esterofilo, ma su qualcosa che coinvolge direttamente i romani. Perché appunto un grande fotografo di cronaca di strada, cronaca di nera, cronaca di sport. E abbiamo scelto qualche foto, insomma, vorremmo che tu ce le commentassi. Vediamo un po' la prima. Allora, questo è un commissario di polizia alla Rustica, e quello probabilmente è un bambino, insomma. No, una ragazza che era stata uccisa dal padre in un momento di follia. Quindi il padre, praticamente questo è il commissario di polizia. La particolarità di questa fotografia, a parte la Roma di quegli anni, la Roma delle periferie, la Roma violenta, la Roma dell'epoca della banda della Magliana, oltretutto, ma era praticamente la cosa incredibile di questa fotografia è che loro non corrono più dietro le star, ma lui questo è nel pieno di una sparatoria, quindi il fotografo sta con la macchina fotografica dietro al commissario, corre dietro al commissario che si sta sparando addosso in prima linea, assolutamente. Avevano questa adrenalina pazzesca. Lui fece, poi non ne abbiamo parlato, ma fece all'inizio della sua carriera il famoso, tristemente famoso, fotografie famose del rogo dell'hotel Ambasciatori, dove queste ragazze si buttano dal sesto piano, nel 59 che va a fuoco questo albergo, queste ragazze che si buttano, e lui viene scomunicato dal Vaticano via stampa, sull'Osservatore Romano, viene chiamato bestia perché lui tenta di aiutare queste ragazze che stavano sopra dove c'era questo incendio. Il momento che loro si buttano, lui le fotografa, e sono le foto raccapriccianti ovviamente, e viene chiamato bestia mentre lui si difende. La prima volta che viene affrontata il tema dell'etica fotografica, assolutamente, siamo nel 1959, dove lui si difende e dice: non sono io, noi abbiamo il dovere di fotografare, è il direttore del giornale che poi decide se pubblicarlo o no, ma noi, se succede un fatto, se no non ci sarebbero le fotografie di guerra, non ci sarebbero. Quindi diciamo, ecco, ritornando invece a questa foto, l'adrenalina che loro avevano, cioè lui in questo momento corre per la disperazione di mia madre, ero piccolo qua, avevo 10 anni, quindi ricordo che mia madre era preoccupata tutto il giorno, perché lui corre proprio appresso al fotografo, mentre il fotografo, lui con 2 figli a casa, una moglie, lui corre appresso al commissario di polizia che si sta sparando addosso con un'altra persona. Questi erano i fotografi, i grandi fotoreporti. Attenzione che c'è la scuola dei paparazzi e tutto quanto,
ma una grandissima scuola fu quella dei fotoreporter romani. I fotoreporter romani sono stati, ce ne sono tantissimi che potrei citare e fare dei torti, perché poi c'è stato Antonio Monteforte che fece la fotografia del Circeo, c'è stato Maurizio Piccirilli che fece la fotografia di Moro dentro la Renault quando lo trovarono. Veramente c'è stata una grandissima scuola di fotoreporter romani, perché i fatti negli anni 70 succedevano soprattutto a Roma, basti pensare anche a Tanto D'Amico, per esempio, cioè nel senso che comunque c'è Rino Barillari stesso, che è stato il fotografo del tempo all'epoca, quindi c'erano proprio questi fotografi che lavoravano a Roma e fecero delle foto incredibili. Questa è una foto pazzesca, una foto apposta, perché era radicale anche per la collocazione geografica dentro Roma, riprendendo un discorso che abbiamo fatto qualche tempo fa in una chiacchiera qui con Massimo Lugli, no? Il cronista di Repubblica. Qui siamo alla Rustica. La Rustica è un quartiere, una zona a cavallo di raccordo a Roma Est, quindi per dire quanto si spostavano e quanto era grande, enorme la città già a metà degli anni 70. E poi invece abbiamo la foto successiva che riguarda un fattaccio di cronaca che coinvolge un'altra ragazza, e invece siamo in pieno centro storico, ed è la foto delle due ragazze, due studentesse. Prima di passare alla foto successiva, io volevo per una volta mettere i panni dell'art director dell'Espresso, che è il mio vero lavoro, e notare come tecnicamente sia una foto incredibile, costruita benissimo, e ovviamente mi meraviglio del fatto che immagino che tuo papà non è che abbia avuto tutto questo tempo per poterla scattare, eppure ha una costruzione naturale veramente impressionante. Ripeto, era il discorso che questa cosa che in più loro avevano, cioè nel senso calcolare che queste qua, ripeto, non parliamo di digitale assolutamente, parliamo nel scattare, quindi questo cogliere l'attimo, il carpe diem, il cogliere l'attimo, appunto, come dicevo, insegnato dalla scuola Magnum e da Henri Cartier-Bresson, da Snow, dai grandi fotografi, che avevano, ma addirittura sono stati paragonati a loro, ma hanno detto sono stati anche più grandi, perché loro a volte sistemavano le fotografie, le preparavano, Cartier-Bresson, loro lavoravano proprio sull'istante, cioè loro quindi riuscire a cogliere questa foto geometricamente perfetta in un momento che ti stanno sparando addosso, veramente da grandi professionisti, assolutamente, come era lui, ma come ne erano tanti in quel periodo, ce n'erano i grandi nomi, io ho fatto alcuni prima, insomma. Ed ecco la foto di cui parlava Stefano. Questa fotografia, questa fu durante la morte di Giorgiana Masi, questo momento in cui la polizia purtroppo spara, non si capisce da dove, perché poi Cossiga ne riparlò dopo, non si capisce con quale ordine, cominciò a sparare all'altezza d'uomo e colpì purtroppo questa ragazza di 19 anni. E c'è la famosa fotografia di Tanno D'Amico, dove si vede appunto questo agente della Digos con la Tolfa, addirittura con la pistola in mano. Ci sono alcune foto di mio padre durante questa giornata dove si vede che la polizia sta con i fucili puntati, diciamo, altezza d'uomo, e dove dopo lui c'è un cartello vicino che lui nota e va a fotografare appunto vicino. Lui sta da quest'altra parte con la polizia davanti e i fotografi dietro. Questa foto lui sta dalla parte davanti e c'è questo cartello che dice a freddo la verità viene a galla, mentre c'è questa cosa. Lui va lì e rifotografa il cartello, quindi è una cosa che già stava dentro, diciamo, la sua mente, quello che stava succedendo. Questa foto è storica perché questo è il momento di sconforto ed è particolare l'espressione del poliziotto, del cimerino, perché la polizia neanche sapeva quello che stava succedendo in quel momento, perché ancora non si capì, non si è capito neanche, ancora adesso non si capì, ancora non si è capito veramente. Ripeto, ne ha parlato prima di morire Cossiga, che allora era ministro degli interni, c'è avuto delle polemiche politiche accesissime per questa giornata, quello che successe, ci fu questo appunto corteo, questa manifestazione dei radicali per festeggiare la vittoria del divorzio, entrarono in questa manifestazione gli autonomi, ci furono degli scontri e ci fu questa ragazza che scappando fu colpita alla schiena da un proiettile di 19 anni, morì Giuliana Masi. E praticamente questa fotografia lui mette il dramma, lui la critica l'ha premiato, poi fu premiato in quell'anno con il fotoreporter dell'anno, non mi ricordo bene come si chiamava questo premio, perché disse che lui veramente raccontò il dramma senza l'oggetto del dramma, non c'era la ragazza per terra morta, non c'era Giorgiana Masi, ma c'era questa
questo quasi sorpresa, queste ragazze che piangevano, ma soprattutto questo viso del Celerino che cerca di tenerle, ma si gira dietro, terrorizzato anche lui, che non riesce a capire ma che è successo, cioè com'è possibile che questa ragazza è colpita. E quindi fu particolare per questo, una foto storica, una foto che lui non ha amato farla, l'ha fatta, però è sempre stata, che invece l'aveva attaccata, diciamo, nel suo ufficio, con le foto sue storiche, perché è stata una foto che è stata molto molto particolare. Senti, poi abbiamo scelto invece due foto che non parlano di tragedie, ma parlano di fomento, parlano di Roma. Sono due foto scattate, una è diventata storica, una foto copertina scattata all'Olimpico. È la stagione del primo scudetto a Roma che viene vinto da una squadra romana dal dopoguerra in poi, che è la Lazio, la stagione 73-74. Ma al di là, diciamo, del volto curioso e da tifoso, sono due foto, questa e quell'altra, che raccontano di anni ruggenti di presenza allo stadio, una cosa che oggi è lontana come pleistocene, no? Vediamo lo stadio pieno di persone, pieno di gente, una folla fragorosa, sembra, da queste foto che fa e che stanno anche nella Dolce Vita Gallery, e fanno impressione perché sembrano foto vive, sembra che la gente da un momento all'altro cavalchi le tribune. Ce le puoi raccontare? Allora, queste sono le fotografie, sì, di un calcio storico. C'è da fare la premessa che nel quotidiano dove lui lavora trova il grandissimo, l'immenso Pietro Brunetti. Ecco, Pietro Brunetti è una figura di fotografi romani, che purtroppo Pietro muore giovanissimo, a poco più di 40 anni, nel 75, per un tumore, che lui si accorge perché si era impressionato dal tumore che aveva avuto Tommaso Maestrelli, si va a fare un controllo e Renato Ziaco gli trova questo cancro al fegato, e lui se ne va nel giro di 6 mesi, pochissimi mesi purtroppo. E Pietro Brunetti è stato un grandissimo fotografo. Marcello lo trova nel momento sera, e quindi Pietro Brunetti non faceva soltanto calcio, ma è stato un grande, lui è quello che fece la famosa foto di Piedone, il giocatore della Roma, no? Adesso non mi ricordo il nome, perché soprannominavano Piedone, perché c'era questa foto del piede che veniva avanti, no? Manfredini, Piedone Manfredini, il famoso foto di Manfredini, ma non solo per questo, era un grandissimo fotografo, e quindi loro erano all'avanguardia sul calcio, perché facevano, Pietro Roma e Lazio in trasferta, Marcello Roma e Lazio in casa. Il Momento Sera è stato il primo quotidiano che ha usato il fotocolor, quindi era storico per i fotografi, perché c'erano i poster, le cose, il primo quotidiano a usare il fotocolor nel quotidiano, loro lo usavano nel calcio, e quindi avevano questo calcio degli anni 70, dove quelli erano gli anni, questa qua è una foto storica addirittura, di quegli anni dove la Lazio di Maestrelli era il periodo, se fossimo andati a finire dopo, negli anni di Viola, era la Roma di Viola. Diciamo che in quegli anni padroneggiava a Roma la Lazio di Tommaso Maestrelli, che è stato qualcosa di unico nella storia del calcio, con questi personaggi unici come era Giorgio Chinaglia. Giorgio Chinaglia era un attore dentro il mondo del calcio, era un personaggio tale che, e questa è la dimostrazione di questa fotografia, che puntare l'obiettivo su Giorgio Chinaglia ti dava risultati del genere per quello che era Giorgio all'epoca. Calcolando che Marcello era tifoso della Lazio e Pietro era tifoso della Roma, Pietro Brunetti, paradossalmente Pietro era amicissimo dei giocatori della Roma, ma era molto molto amico, indimenticabile amico, se lo ricordano ancora adesso quelli che ci sono, dei giocatori della Lazio di Maestrelli, quindi lui era un personaggio particolare. Io ci tengo a ricordare sempre Pietro Brunetti, perché Pietro è stato uno di quei fotografi che purtroppo non ha ricevuto quello che meritava, primo perché se n'è andato troppo presto, e la cui grandezza è stata veramente seminata, oltretutto sta nel comitato direttivo dei fondatori dell'Associazione Italiana dei Porti e Fotografi, che poi non so se avremo tempo di parlarne, ma è stata seminale, una delle più grosse associazioni professionali che ci sono state in Italia, quella dei fotografi italiani, e Pietro Brunetti era tra i fondatori, è stato veramente un maestro. Se ci sono dei maestri di mio padre è stato maestro di molti, citato anche da tantissimi colleghi come maestro, Pietro è stato un maestro di mio padre, come è stato anche Tazio o anche Carlo Riccardi, diciamo, Pietro lo è stato assolutamente. Quindi Pietro è un fotografo che andrebbe riscoperto, andrebbe riproposto, e io ci terrei, una delle cose che mi sono tenuto per me di fare ancora è far conoscere Pietro Brunetti al mondo, come sono riuscito a fare con mio padre, sto riuscendo a fare con mio padre, insomma.
Ecco, per quanto riguarda tuo papà come punto di riferimento anche di quella scena dei paparazzi prima, fotoreporter dopo, secondo me è importante raccontare come in quegli anni la figura del fotoreporter, che quindi inizia, tuo papà l'aveva sempre detto, l'aveva detto a Richard Burton, che lavorava per la stampa. Sono delle figure che iniziano a lavorare quindi nei giornali, e proprio per questo, grazie anche alla battaglia portata avanti da tuo papà, diventano giornalisti professionisti, perché fino ad allora forse il passaggio dal paparazzo considerato quello che inseguiva con la vespetta le star al cronista non era ancora avvenuto. Allora, diciamo, questa è una battaglia portata avanti da Life, e questa grandissima, stavo accennando prima, associazione professionale, diciamo che l'associazione AIFA, Associazione Italiana Reporter e Fotografi, nasce nel 1966, tutti Spolti, Andrea Nemitz, e ha nelle sue fila tutti i grandi fotografi, tutti i grandi Lazio Secchiaroli, Maurizio Piccirilli, insomma tutti i grandi professionisti, Torino Ballari, tutti quanti. Diciamo, c'è anche la parte sportiva, e è una battaglia che fanno mio padre, perché stava dentro il comitato direttivo e perché era comunque poi diventa tesoriere e tutto quanto. Lui è un grande fautore, lui è uno che ha sempre più lavorato per la categoria che per se stesso, purtroppo. Nel senso, purtroppo da una parte è bene, poi da una parte purtroppo se ne va all'improvviso a 60 anni, dove ancora non aveva realizzato quello che in realtà era stato, per quanto lui ha vissuto per la categoria, per le battaglie fatte per la categoria, perché ha portato avanti in prima linea insieme ai suoi colleghi una battaglia, e questa è una battaglia storica nel 1976, con gli editori che non erano molto d'accordo, diciamo, erano, diciamo, la loro scoglio più duro da superare. Riescono a far ottenere, a far entrare i fotografi nell'ordine dei giornalisti, quindi riescono a far ottenere lo status di giornalista ai fotoreporter, è un qualche cosa di storico, di meraviglioso. Cosa non semplice, perché se adesso veniamo definiti castano i giornalisti, allora era veramente qualcosa di esatto, quindi riescono a ottenere questo riconoscimento. Calcolate che Life era un qualche cosa di incredibile. Io mi ricordo che loro avevano accesso comunque alla questura, anche quando c'erano, trattavano anche con la polizia quando c'erano gli scontri, e loro avevano le macchine, non si poteva, però la polizia faceva finta di niente, collegate con la volante. Quando c'è mio padre fa le foto raccapriccianti che viene assassinato il giudice Corsi a via del Giuba, al quartiere africano, io stavo in macchina con mio padre, noi arriviamo 3 minuti dopo. Io, mio padre ero piccolo, mi lascia in macchina, 10 anni, avevo 11 anni, mi lascia in macchina, io ricordo questo rivolo di sangue, ma perché mio padre sente dalla radio collegata con la polizia che le volanti erano tutte quante, mandavano tutte quante le volanti a via del Giuba. Noi eravamo sul Ponte delle Valli, a 3 minuti, 4 minuti, 5 massimo, da via del Giuba, anzi anche di meno, 2 minuti da via del Giuba. Mio padre corre a via del Giuba e trova crivellato dai colpi del Giulio Corsio, che fu ucciso da un Cutelli, è stato uno dei primi grandi omicidi degli anni di piombo, nel 1976. E quindi loro avevano la radio in macchina, il baracchino, collegato, alcune frequenze erano collegate con le volanti. Immaginate la potenza che aveva questa associazione, insomma, che avevano i fotografi a Roma, quindi per dire, insomma. Quindi, Stefano. Allora, veniamo all'archivio. Parliamo dell'archivio. Come ti sei trovato tu di fronte a questo archivio? Nasce tutto, purtroppo, abbiamo detto, da una fatalità. Cioè, Marcello Geppetti muore nel 1998 e c'è questo archivio. Che succede? Allora, succede che io comunque lavoro con mio padre per 10 anni, prima della sua morte, quindi io conosco il modo di lavorare di mio padre, faccio televisione per la sua agenzia, sono un fotografo professionista, quindi conoscevo, anche se mio padre era molto particolare. Mio padre è stato un padre meraviglioso, nel suo lavoro era molto, molto, no, duro no, però lui aveva, io ero il figlio, non voleva dire niente, diciamo che chiudeva un occhio, perché io ero un po', facevo un po' come mi pare, però lui, io, diciamo che io ho fatto la mia gavetta, tutto quanto, quindi non era molto, le mani sull'archivio le metteva soltanto lui, quindi parlava, non parlava, tutto quanto, però vedevo come lavorava, vedevo chi era, vedevo come gestiva, come preparava i servizi, come è stato anche il primo che scriveva, ecco perché questa cosa è importantissima, cioè lui era tra i primi che comunque accompagnava al servizio fotografico il pezzo scritto, quindi già da lì ci sono i primi giri di quello che poi diventerà il fotografo, il fotogiornalista vero e proprio, quindi sapevo come lavorava.
Purtroppo mio padre muore all'improvviso, perché mio padre muore in un infarto fulminante a 64 anni a casa, sulla poltrona, io stavo a casa, mentre guardava Sanremo, perché lui guardava comunque anche la televisione, perché comunque per lui diceva che era lavoro, ci invitava anche a me a guardare, a mia sorella che era più bassi nella fotografia, lei faceva proprio la scuola di fotografia e tutto quanto. E quindi muore purtroppo, e io mi ritrovo con questo archivio che conoscevo, ma ancora non era stato, era tenuto benissimo, perché era comunque archiviato con le bustine, i numeri e tutto quanto, però ancora non era, non si capiva che cosa ci fosse dentro, anche perché poi lo prendo, insomma, a gestire, e comincio a gestirlo da solo, e diventava un problema. Per 10 anni gestire una cosa del genere era come avere una Ferrari tra le mani, ma non avere la benzina da mettere nella Ferrari. Era un archivio talmente immenso che non era facile da gestire senza avere la sua testa, perché mio padre, oltre a un grande fotografo, mio padre non è stato un grande fotografo, ma è stato una grande testa fotogiornalista, cioè nel senso era uno che sapeva come lavorare nel fotogiornalismo, assolutamente, sapeva come muoversi, sapeva come lavorare e tutto quanto. Quindi mi trovavo, senza soprattutto la sua guida, a gestire un qualche cosa di immenso, perché dentro c'erano delle cose storiche della storia del fotogiornalismo mondiale. Basta pensare a Bacio, i negativi, ce l'ho, cioè i negativi, tutto quanto. Quindi tra alti e bassi, accordi, cose, tutto quanto, nel 2010 trovo delle persone che subentrano, mi fanno un discorso giusto finalmente, e creiamo una società che si chiama la Marcello Geppetti Media Company. La Marcello Geppetti Media Company è una società che gestisce l'archivio di Marcello Geppetti e il nome di Marcello Geppetti nel mondo. Nasce nel 2010, sono proprio adesso a luglio, facciamo 10 anni. E lavoriamo in un modo diverso, perché non è soltanto lavorare commercialmente sul nome e sulle opere di Marcello Geppetti, ma anche un modo di raccontare sia Marcello Geppetti che i grandi fotografi, nel senso, noi siamo molto, per esempio, molto attenti al riconoscimento fotografico. Per noi è importantissimo che la fotografia, a parte che ogni fotografia c'è una storia, qualcuno ve l'ho raccontata, ma dietro ogni foto c'è una storia, ma è anche importantissimo ritornare. Ecco perché ho detto che ogni fotografo aveva una sua caratteristica. Chi l'ha fotografata quella foto? Perché sono veramente dei grandissimi professionisti, dei grandi nomi della fotografia mondiale, ed è importante far capire se quella è una foto di Marcello Geppetti, se quella è una foto di Maurizio Piccirilli, se quella è una foto di Tazio Piccaroni, Pierluigi Pratollon, i grandi nomi, Carlo Riccardi. Carlo lavorava su alcune cose, è stato il primo assolutamente, Tazio era uno che poi fa la strada, è stato il re dei paparazzi, però poi abbandona la strada e entra nel cinema, e quello che fa Tazio nel cinema, quello che fa nei set di Fellini è un qualche cosa che sfiora la poesia, è arte vera, ragazzi, cioè nel senso, quello che fa Tazio dentro i set. Quindi lo stesso Pierluigi secondo me a livello di bellezza è il più grande fotografo italiano, Pierluigi Pratollone, quello che ha fatto di foto belle, parlo proprio della bellezza di una fotografia, quindi stiamo parlando di artisti veri e propri, quindi noi raccontiamo questo mondo, siamo un piccolo microcosmo che vuole raccontare, a parte quello che è stato Marcello Geppetti, ma quello che sono stati, Marcello ha lavorato per la sua categoria, per i suoi colleghi, quindi io la memoria di Marcello è portata avanti se io parlo di questa categoria, di quello che sono stati loro. Io non parlo mai, non c'è mai competizione, perché ognuno ha dato, è come un grande mosaico di un periodo artistico meraviglioso che deve essere riconosciuto in una categoria di questo paese, dove Marcello è una parte del mosaico, una parte importante, ma sono tutti insieme, sono tutta una categoria che ha creato un qualche cosa di indimenticabile, un qualche cosa che ha fatto storia nel mondo, e un qualche cosa che deve essere riconosciuto assolutamente. Quindi, come ti muovi però nei confronti dell'archivio? Cioè, ci sono scatole, foto che tu non sai che cosa sono? Cioè, voglio dire, tutti i giorni, calcola che io ultimamente è uscito fuori una casa con dei bustoni dove mio padre tutti i giorni, tutti lupi. Praticamente io lavoro, noi lavoriamo sulle scansioni, noi acquisiamo per renderci conto di quello che ci sta dentro. Noi parliamo di 1 milione di scatti perché abbiamo fatto una media di quanti negativi ci sono in ogni bustina, ma stiamo parlando di cose campate in aria, cioè nel senso che comunque non abbiamo puntato. Calcolate che mio padre ha tutto un mondo di foto che lui chiamava foto private, che sono foto nostre o di viaggi o di cose, foto nostre di ragazzini, della sua famiglia, che ha acquisito lui uno status di artista, perché mio padre è mostrato adesso in tutto il mondo,
hanno un valore anche quelle, quindi anche le foto private a un certo punto hanno un valore di fotogiornalismo, sono foto particolari, sono foto di autore, diventano. Quindi è un mondo che stiamo che noi quotidianamente affrontiamo, cioè c'è proprio uno staff che lavora sul suo archivio, e io molto volentieri lavoro anche su archivi di colleghi, cioè nel senso alcuni me lo chiedono, alcuni li aiuto, alcuni colleghi di mio padre, cioè è un lavoro che io faccio in toto su mio padre assolutamente, ma con piacere faccio o postato per esempio come lavorano, per esempio uno che lavora in modo meraviglioso è Maurizio Riccardi, con l'archivio di Carlo Riccardi. Carlo addirittura cioè, fa il fotografo degli anni 40, quindi Carlo ha un archivio di milioni e milioni di scatti. Maurizio è uno di quelli che lavora in questo modo, e lavora in un modo di conoscimento, sono veramente sono dei beni di questo paese, molti sono andati persi, molti di questi archivi. Noi siamo riusciti a tenerlo, come la famiglia di Tazio è riuscito a tenere l'archivio di Tazio. Molti sono stati inglobati nelle grandi agenzie, nell'aeroporto associati, nell'archivio Luce. La cosa che noi ci battiamo sempre, anche quando sono inglobati nei grandi archivi, riconosciamo sempre il nome del fotografo, perché dietro una fotografia c'è una testa, c'è un'anima, c'è un'arte, ci sono delle mani, c'è una storia vera e propria, e sono stati dei grandissimi professionisti di questo paese, i fotografi, i fotoreporter romani. Qual è la difficoltà fisica nel gestire, cioè nel ogni giorno andare a scavare in archivi e portare alla luce gli scatti? Guarda Stefano, io mi ritengo un fortunato, perché lavoro, io sono circondato dal materiale di mio padre, è un lavoro meraviglioso. Il difficile è che comunque parte dell'archiviare, quindi poi ci sono anche dei programmi, delle cose, degli staff che ci lavorano, e anche il far riconoscere, cioè nel senso noi comunque non è tanto un discorso commerciale, anche se poi io vivo anche di questo, ma io comunque sono un fotografo professionista, quindi vivo anche del mio lavoro, però anche il far riconoscere quello che è stato fatto, cioè noi ci basiamo molto su questo. Noi abbiamo qui dei posti, noi abbiamo un posto come Via Veneto, che è un posto che adesso passarci purtroppo è di una tristezza, uno che va a parte questo periodo poi del post-Covid, potete immaginare. Via Veneto è stato veramente un punto magnifico di questa città, dove noi siamo, questo paese è stato questa città e questo paese è stato invidiato dal mondo per quello che è stato Via Veneto. Riconosciamo quello che è stato questo paese, questo che è stata questa città e quello che è stato narrato da alcuni grandissimi professionisti di questa città e di questo paese. Raccontiamolo. Questa la cosa difficile è questo. Riuscire a raccontarlo e riuscire a essere capiti anche dalle istituzioni, anche da, cioè è un qualche cosa di magnifico, un qualche cosa di magnifico di questa città e di questo paese in toto, perché parliamo dell'Italia, parliamo di Roma perché erano concentrati a Roma, perché a Roma succedevano le cose, ma veramente del paese è una risorsa, una parte dell'arte indimenticabile di questo paese, assolutamente. Penso, diciamo allora che il tuo spazio che hai aperto ormai da molti anni a Via Palermo, cioè la Dolce Vita Gallery, è un po' un'oasi felice, è un po' un promemoria per tutto il centro storico di quello che è stato il fenomeno dei paparazzi, il fotogiornalismo, eccetera. Sì. Insomma, noi abbiamo anche vedere due immagini, perché lo spazio è molto grande, uno spazio espositivo che merita di essere andato a vedere, anche uno spazio che in fondo permette anche eventi, presentazioni, quindi è anche un punto importante fotografico per la città di Roma, insomma. Quindi oggi veramente ci hai deliziato, perché giornalisticamente è perfetta oggi, perché ci hai riempito di nomi che anche a riascoltarli uno prende appunti, vede anche insomma fotografi che uno non conosceva o non associa magari alle foto. Ti ringraziamo oggi di questa pazienza, anche di questa densità della chiacchiera, che era quello che cercavamo. Insomma, noi da chiacchiere cerchiamo questo, cerchiamo sempre un collegamento su Roma, cerchiamo un po' di mescolare le cose, i fatti e le persone, insomma. E Stefano, anche, ti ringraziamo anche per la passione che sei riuscito a comunicarci, veramente. Sono di parte, poi ripeto, soprattutto per quello che è stato mio padre per la categoria, e chi l'ha conosciuto lo sa, non temo smentire, guardate, su di lui, su quello che è stato soprattutto per la categoria, chiunque lo può confermare, poi come artista può piacere, non può piacere, ma quello che è stato mio padre per la categoria non c'è persona che lo possa smentire, assolutamente. Marco, grazie davvero per essere stato con noi e speriamo di venirti a trovare presto in galleria.
vi aspetto. Grazie. Grazie.